Appassionati della Premier League, bentornati alla grande ribalta del calcio inglese. Siamo all'Old Trafford per una super sfida, quella tra il Manchester United e il Middlesbrough. Il saluto di Massimo Manuele e soprattutto il bentornato a... Di alta fine per voi amici, bentrovati. Per, lo dicevamo, è una grande sfida quella tra il Manchester United e il Boro, perché da una parte il Middlesbrough ha soltanto 5 punti in più rispetto alla zona retrocessione, ma ha un Benito Carbone in più, un Carbone che ormai ha sposato la causa del Boro, tanto da aver chiesto un prolungamento di contratto per finire la carriera con la maglia del Boro. Lui ha portato entusiasmo, ha portato fantasia, ma dall'altra parte c'è un Manchester United finalmente ritrovato dopo i problemi, i balbettamenti anche dal punto di vista del risultato che del gioco che ha avuto a cavallo tra i mesi di novembre e dicembre. Lo United ha rimboccato la strada giusta, forse non in maniera casuale, subito dopo l'annuncio del prolungamento di contratto di Alex Ferguson. È un Manchester United che adesso fa paura in campionato e anche in Champions League. Sì, io ho seguito le tue trasmissioni questi giorni, tutti i servizi che ho fatto da Londra, con le squadre inglesi, e ho visto che ci sono alcune squadre che hanno delle partite molto difficili, ma non dimentichiamo che il Manchester ha vinto 4 campionati di fila, perciò è una squadra veramente straordinaria e penso che sarà un campionato bellissimo questo. Dobbiamo dire anche, Massimo, che tu sei uno di quelli che esalti i campionati inglesi. Io sono d'accordo con te, perché il campionato inglese è veramente una cosa straordinaria, e solo questo, a vedere il pubblico così, già è un modo di dire cos'è il campionato inglese. Qui è lo specchio di quello che è. Qui vediamo anche la formazione scelta da Sir Alex Ferguson, che dà un turno di riposo a Paul Scholes, che va in panchina. Riposo forzato invece sia per il capitano Roy Keane che per l'attaccante Solskjaer. Quindi il 4-4-2 del Manchester United con Barthez tra i pali, difesa ovviamente a 4 con Silvestre e Gary Neville esterni, Jensen e Blanchi centrali, Beckham a destra, Giggs a sinistra, al centro torna Veron dal primo minuto dopo i problemi al tallone, con Nicky Butt che tanto bene ha giocato contro il West Ham. La coppia offensiva quella formata da Van Nistelrooy, e finalmente c'è il debutto dal primo minuto dell'uruguaiano Diego Forlan, che giocherà quindi la sua prima partita dall'inizio con la formazione dello United. Torna Steve McClaren, sicuramente lo vedremo inquadrato dalle telecamere, ex braccio destro di Alex Ferguson, oggi ritorna come manager del Boro. Un McClaren che deve fare a meno di uno dei suoi giocatori più in forma, cioè Gianluca Testa, che è squalificato. Rientra però dalla squalifica Ugo Ekiog al centro della difesa, e come detto poi c'è Benny Carbone dietro le due punte, che sono Boxic e Whelan, quindi un Boro sostanzialmente anche sbilanciato in avanti. Centrocampo poi con la linea 3, Masto, Inza, anche lui ex capitano del Manchester United, e Greening, altro ex dei Red Devils. 4 in linea in difesa davanti a Schwarzer. Qui vediamo inquadrato Ekiog, lui sarà il centrale con Southgate, tenuta nerazzurra da trasferta per il Boro. Recupero importante per un Ekiog che tra l'altro vuole rilanciare le sue possibilità di convocazione da parte di Eriksson per la formazione che poi dovrà affrontare i mondiali di Giappone e Corea. Come al solito rilassato prima dell'inizio dell'incontro Alex Ferguson, è contento Ruud van Nistelrooy, che prende il premio di giocatore del mese. Van Nistelrooy che ha segnato 32 gol in questa stagione, 21 in campionato. Questo è il futuro. Beh, molto futuro direi del Manchester United, la mascotte, il diavoletto. C'è tanto entusiasmo, un entusiasmo ritrovato all'Old Trafford dopo un momento al quale i tifosi dei Red Devils, José, non erano più abituati, cioè delle sconfitte in casa anche sorprendenti, pesanti, come quella per mano del Chelsea, quella più sorprendente ancora per mano del West Ham. Poi come d'incanto Ferguson ha annunciato che sarebbe rimasto alla guida della squadra e tutti i giocatori si sono magicamente ritrovati. E beh, questo è un segno anche molto importante, perché vuol dire che chi vive nell'ambiente del calcio è difficile abbandonare. Io penso che sono
quegli allenatori che sono esonerati, quelli che abbandonano la panchina per non allenare più, penso che ne soffrono tremendamente, perché il calcio manca per chi non gioca più, per chi non allena più, e penso che Ferguson di questo non ha capito. E è una droga, è una droga positiva questa cosa. A vivere, avere bisogno di questo sport. Di cui tutti noi siamo più o meno dipendenti, Giulio. Purtroppo no, ma per fortuna sì. Pronti a partire allora con il Manchester United, che toccherà il primo pallone di questo confronto. Il Boro a centrare, contrariamente a quello che mi era parto dal sorteggio della monetina, ma Manchester che prova a recuperare il pallone. C'è il primo fallo su Roby Masto, uomo di decennale esperienza con la divisa del Boro. Poi Willian non controlla e la rimessa è a favore dello United. C'è il solito José Quesito, cioè su come riesce ad integrarsi in questo scacchiere molto preciso, estremamente rodato, Veron, un giocatore di grande talento che Ferguson ha provato a inserire fortemente, ha provato sull'esterna sinistra al posto di Giggs, l'ha provato come seconda punta con un centrocampo a 5, l'ha provato centrale vicino a Scholes, vicino a Keane, l'ha provato all'estrema destra al posto di Beckham. Sembra però faticare a trovare un posto fisso. Beh, anche perché, vede Massimo, il calcio inglese, sai meglio di me, che è un gioco che giocano molto di prima, no? E questo, attenzione, giocano molto di prima. Veron è un giocatore che tra l'altro non è uno innamorato del pallone, è uno che lancia molto, e i lanciatori hanno già Beckham che fa questi lanci lunghi. Questo non so, è un giocatore che non credo che possano fare a meno, perché è un giocatore veramente straordinario e non vorrebbe comunque farlo. Ecco la vera forza del Manchester. Ryan Giggs che cerca spazio sulla fascia sinistra, il suo cross è deviato e c'è il primo calcio d'angolo dell'incontro in favore dei Red Devils. Ryan Giggs che ha parlato a nome della squadra per quanto riguarda il sorteggio della Champions League nei quarti di finale. Il Manchester United è accoppiato al Deportivo La Coruña con una possibile semifinale contro il Liverpool. Tanto batte il corner Beckham, esce Schwarzer di pugno, allontana nella zona di Veron, però cerca subito la conclusione d'esterno, ribattuta ma recupera lo stesso argentino il pallone, si affida a Ronny Jønsson, tornato in piena salute e anche in nazionale il centrale norvegese. Convocazione che ha dovuto invece saltare la coppia Keane e Solskjær proprio per gli infortuni che li tengono lontani anche da questa partita. Il lancio di Veron a cercare Blanc e Kjog che svetta su tutti, Giggs che recupera e questa volta calibra male però una sorta di controcross. Beh, questo dobbiamo dire che è una cosa molto molto insolita, vedere Giggs sbagliare un cross, oltretutto non è neanche tanto difficile. Dobbiamo dire però che Veron ha dei lanci, ecco l'uomo che ha deciso di restare. Dobbiamo dire che Veron ha dei lanci precisi, perciò io penso che questa squadra manca un giocatore che oggi non c'è, Scholes. Paul Scholes è soltanto in panchina, un turno d'avvicendamento così come aveva deciso di dargliene uno in Champions League Ferguson contro il Bayern di Monaco. E certo Scholes è quello che più di tutti soffre la presenza di Veron, la presenza tattica per lui molto ingombrante, perché se gioca con Veron è costretto a fare un lavoro diverso, deve recuperare palloni, deve partire da più dietro, deve far spazio lui a Veron e deve sacrificarsi perché Veron possa esprimere il suo calcio. Se invece Veron viene scelto al suo posto, ovviamente soffre ancora di più perché va in panchina. Deve fare il trasportatore praticamente, deve fare i camerieri della situazione della squadra, perché è quello portatore d'acqua. Però Scholes, dobbiamo dire la verità, Massimo è uno che fa tanti gol. Giocatore importante per i suoi inserimenti oltre che per il gioco che riesce a mettere al servizio dei compagni. Intanto altro calcio di punizione per il Manchester, lo ha battuto Beckham, tagliando il campo per Giggs in profondità, ma è il suo ex compagno di squadra Paul Ince che recupera il pallone, si affida a Boxic. Ecco Benny Carbone, l'uomo che ha portato, vi dicevo, entusiasmo ma anche quel tocco di genialità che mancava alla squadra di McLaren. Altro errore, Bat che ha recuperato, Beckham prova il lancio in profondità direttamente tra le braccia di Schwarzer. Beh, dovevo dire che in questo lì bella scappatiratura, ogni tanto fa cambia sempre. Devo dire che all'inizio di partita sono molti sbagli anche abbastanza elementari da parte della squadra rossa. Manchester United che è stato eliminato dalla FA Cup, mentre il Boro affronterà in semifinale
proprio in questo campo, cioè all'Old Trafford, l'Arsenal che oggi nel replay ha battuto il Newcastle 3-0 a livello di quarti di finale. Willian non riesce a mettere al centro per l'intervento di Beckham. Van Nistelrooy. Ancora Forlan. Gioco 2 con Van Nistelrooy, si accentra l'uruguaiano, vince il primo rimpallo, il secondo è Kyog che libera direttamente in pallo laterale. Stranamente, come ho già detto prima, stanno facendo degli errori abbastanza elementari, eccolo qua il giocatore del Manchester che ha allungato troppo la palla, forse non sono ancora abbastanza caldi, guardate i passaggi, che è incredibile. E questa è una partita fondamentale come tutte ormai per il Manchester United da qui al termine della stagione. Manchester, ricordo che a livello di classifica è potenzialmente, anzi di fatto è primo, ma potenzialmente l'Arsenal potrebbe scavancarlo perché il Manchester ha un punto in più rispetto ai Gunners, ma anche ha giocato una partita in più e quindi ha un potenziale meno 2 rispetto all'Arsenal, che deve recuperare una partita contro il West Ham. Con la qualificazione dell'Arsenal per le semifinali di FA Cup slitterà la partita tra Manchester United e Arsenal che era in calendario proprio il 13 di aprile e José, la federazione inglese vorrebbe spostare questo incontro al termine della stagione, cioè alla fine del campionato, come ultimo match, sperando che sia una sorta di finale che possa essere decisiva per il titolo. Potrebbe essere una cosa abbastanza intelligente, tu pensi se finiscono veramente per decidere all'ultima partita diventerebbe ancora molto più interessante, come lo è già il campionato inglese, perché molta gente dice a noi il calcio inglese non interessa perché non amate il calcio, che questo qui è il calcio che dà veramente emozione, perché c'è una squadra che tante volte non ha detto questo, stare perdendo di 3-4-0 fino all'ultimo minuto corrono sempre. Tanto Gary Neville ha toccato il pallone in fallo laterale, rimessa già effettuata da Willian per Boxic, tocco ancora verso l'ex giocatore del Leeds, nel rimpallo con Blanc per l'arbitro, è rimessa dal fondo, inquadrato Noel Willian che quest'anno ha risollevato la sua classifica in maniera quasi inesperata per lui dopo il trasferimento al Boro dal Coventry, sembrava non poter trovare più spazio come titolare, invece a suon di gol ha convinto McLaren a dargli fiducia. Beh, questo è importante, a suon di gol ha dato fiducia. Tra l'altro devo dire che mi dispiace moltissimo che l'Olanda non sia in questo mondiale, perché attenzione. A Veron recuperato da Kedru da dietro, che gli ruba il pallone, imposta subito il Boro, lo fa con Carbone, altra verticalizzazione d'esterno destro, costretta ad allargarsi un po' Boxic, tiene in campo il pallone, Alen Boxic punta verso l'area, gli va incontro Gary Neville, tocco fuori ancora per Willian Blanc, copre tutto poi il rimpallo tra Willian e Beckham, l'ultimo tocco del giocatore del Boro, altra rimessa per lo United. Stavo dicendo prima che lo spiace moltissimo che l'Olanda non sia in questo mondiale perché due giocatori che noi non possiamo vedere, sono tanti giocatori olandesi che non possiamo vedere, ma questi due centravanti che giocano in Inghilterra, uno è Van Nistelrooy e l'altro è Asenbacher, che veramente a me entusiasmano moltissimo, soprattutto il colore di attaccante del Chelsea che mi piace molto. Ancora Willian, buon momento questo per il Boro, prova Greening, uno dei tanti ex della partita, Carbone d'esterno, ancora verso Boxic, c'è il problema di voltarsi, è costretto ad allargarsi, Giggs in scivolata, e non se ne va a evitare anche il calcio d'angolo, sarà solo rimessa, ma sempre in zona d'attacco per il Boro. Beh, il Manchester deve stare molto attento con l'invenzione di Carbone e anche di Boxic, sono due giocatori che hanno inventiva, hanno qualità, hanno fantasia, e questo è molto importante in Inghilterra, avere questo tipo di ego Carbone. Bene, che questa volta tocca corto per Polins, si gira bene, tiene però Bat la posizione su di lui. Curiosamente Bat ha debuttato nella Premier con la maglia del Manchester United in una partita contro l'Oldham, proprio sostituendo Polins. Sta bene Polins con la maglia del dietro, eh? E anche, c'è anche Blanc che vedendo nell'azzurro, eccolo qua, Carbone con la maglia. Anche Benny ha giocato con l'Inter. E che infatti tutti, ormai sono tutti gli ex. A proposito di ex, è inquadrato anche Gary Pallister, che per tanti anni è stato il centrale difensivo del Manchester United. Attenzione a Carbone, appoggia verso Boxic e va in vantaggio il Boro dopo 8 minuti 40 secondi. Lo avevi detto tu, attenzione all'asse Carbone-Boxic, Boro in vantaggio, cerca di mantenersi tranquillo. McLaren per lui però dentro, probabilmente un'esplosione di gioia. Dobbiamo dire effettivamente, guardate la storia di Carbone che è stato bravissimo, ha portato la palla e guardate chi era l'uomo che stava marcando, era Veron, perché qui è stato Veron che ha perso la palla, vedete qua il dribbling e poi il passaggio, che è un dolce quello lì, è un budino,
pieno di caramella intorno, perché una bananina brasiliana. Una bananina brasiliana stupenda che abbiamo mangiato una punta. Stupendo il passaggio di Carbone, ha rubato palla Verón e guardate qua. Ma Verón dorme però. Verón si dorme, ha ragione. Lui è uno che sa mancare, abbiamo già detto anche prima. Bellissima l'azione del Bor. Verón facendo che va bene così. Il risultato premia per il momento il Boro con il gol del vantaggio di Alen Boksic, gol preziosissimo. Le speranze del Boro di evitare di essere invischiato alla fine della stagione nella lotta per la retrocessione. Sai, adesso sta diventando terra di conquista questo campo del Manchester, perché come hai detto prima, moltissime squadre hanno fatto dei punti. Inquadrato Steve McLaren, questa partita ha chiaramente molti risvolti antiumani. McLaren è stato scelto da Alex Ferguson come suo secondo. In pole position, in questo momento. Temevo, sai, questa battuta non ci crederai, ma temevo questa battuta. Immaginavo, perché stanno vincendo la gara, sono in pole position. Va bene, va. Dicevo, era stato scelto dal Derby come suo secondo. È diventato anche assistente della nazionale inglese, poi ha deciso di fare la carriera come manager in prima persona, ha scelto il Boro, oggi per la prima volta ritorna all'Old Trafford e si porta dietro tanti ex che hanno vestito la maglia con il diavoletto sul cuore, Paul Ince, uno di questi, Jonathan Greening. Ci sono tanti ex in questa partita, sul filo del fuorigioco la partenza di Willian sul lancio di Boksic. Che mi sembrava un pochettino ritardo per metterli fuori gioco. Dobbiamo dire che Carboni sta giocando molto libero, e sta avendo facilità nelle manovre centrocampo e sta dominando. Io penso che una delle ragioni che vedrai che si continua così tutto il primo tempo, però dovrà essere sacrificato, perché non possono concedere il centrocampo come sta concedendo al nostro giocatore, perché innanzitutto vuol dire che il nostro giocatore sta facendo in proporzione meno di tutti gli stranieri che devono entrare. E poi c'è da sottolineare una cosa, tutti coloro che sono andati a giocare all'estero, soprattutto in Inghilterra, hanno sposato la causa e anche la mentalità del calcio inglese. Hanno arricchito il campionato, ma si sono anche arricchiti loro a livello di bagaglio personale, oltre che di soldi. Si sono adeguati, quella è la cosa più bella. Per quello sto dicendo che in proporzione, se in Italia esistono tantissimi stranieri di tutte le nazionalità, noi italiani che abbiamo mandato giocatori all'estero sono tutti positivi. E adesso anche gli allenatori italiani vanno non soltanto a ottenere risultati importanti come Ranieri. Ho visto che il servizio ieri sera è molto bello. E grazie, con il Chelsea, ma vanno anche a cercare di capire quella che è la mentalità inglese e ne vengono anche affascinati. L'ultimo caso di un attento allenatore, bravo, giovane, risultati da ottenuti, che è Cavazzini, che è andato in Inghilterra a vedere una serie di partite e tornerà la prossima settimana per studiare varie squadre, varie metodologie di gioco. È un altro estremamente affascinato dal calcio inglese. Sì, soprattutto devono studiare la mentalità più che il gioco, perché però è difficile trasferirla ai giocatori. La mentalità è chiaro in inglese, non hanno paura di niente. Dicevo giustamente Ranieri ieri, a noi giochiamo per vincere o per perdere, non per pareggiare. Questa è una cosa molto bella. Intanto Blanc avanza, palla al piede, attaccato Beckham con un fallo però da Collins. Calcio di punizione, posizione centralissima per il Manchester. Chi chiederà? Beckham o Verón? Posizione buona per tutti e due, sì. Schwarzer vuole 4 uomini in barriera. 4 o 40, perché da quella ha fatto così con la mano. 40 non è possibile. E dice che glielo permette. No, molta paura. Anche perché si potrebbe mettere poi uno sopra là, meglio un po'. Sembra Beckham l'incaricato con il destro, si allontana Verón, fatica l'arbitro a regolare il muro. Io penso l'arbitro che viene un botto a Cavazzini. Parte Beckham, calcio di punizione ribattuto, poi Ince allontana. E proprio parlando con Cavazzini oggi mi spiegava quanto il calcio italiano può dare al calcio inglese, ma quanto anche c'è ormai da imparare, soprattutto dal punto di vista della mentalità. Quello è un po' più difficile, perché sai, uno quando ha ottimismo non ha paura. Vediamo questa sera. Ora Verón preferisce appoggiare dentro, prolunga Schwarzer senza problemi, controllo. Il passaggio era molto forte, molto preciso, anche perché ragionando così anche al chiudo della barriera, guardate, tutti gli uomini della barriera si sono alzati, si tirava a raso terra. Si è. È vero? Si è lamentato Beckham per un possibile fallo di mano, ma in realtà credo che il giocatore del Boro abbia preso il pallone proprio sul naso. Beh, quello che tirerà la prossima posizione del Manchester potrà capire che la barriera si alza
e sarebbe anche opportuno magari tentare un raso terra, è una opportunità. Rivaldo fece un gol così a Milano, Milano col Milan. Tra l'altro, a proposito di Beckham, a proposito di calci di punizione di Rivaldo, a un giornale spagnolo Rivaldo ha detto, a chi gli faceva i complimenti per come calciava i calci di punizione, ha detto: io ho studiato e sto studiando le tecniche di Beckham per come calcia le punizioni. È sempre un tiro a mezza palla, è molto difficile. Ed è un bel riconoscimento da un campione come, come Rivaldo. Poi, vedete, quando un giocatore è grande e dice che ammira gli altri oppure sottolinea le cose degli altri, è una umiltà che fa molto male. Tanto va a pressare Musto su Gary Neville, lo costringe all'indietro verso Barthez. Vede, qui un discorso che vorrei fatto in Brasile questi giorni, l'allenatore della nazionale brasiliana Filippo Scolari ha fatto un'intervista chiedendo a tutti i giocatori di non impegnarsi e durante il campionato per arrivare ai mondiali in, sì, in grande condizione. Tu pensa se il giocatore inglese possiamo dire potevano dire la stessa cosa? Impossibile. Southgate. Stavo capendo Massimo, che non vedo la reazione del Manchester in questo gioco. Mi sembra abbastanza blanda. Stanno giocando tranquillamente, come se niente fosse. Beh, con la convinzione probabilmente della grande squadra, dall'altro, qui intanto da un rimpallo, forse anche su un braccio di Batta, lascia un pericolo per il Boro, dall'altra manca un giocatore dal punto di vista carismatico molto importante in questi casi, che è Roy Keane. Sì, è importantissimo. Secondo me il centrocampo delle Manchester si sta ballando anche per colpa di questi due giocatori che mancano. Veron. Inz. E Blanc recupera. Giggs. Cerca spazio Forlan. Prova anche ad accelerare. Stockdale lo chiude. Francesca Silvestre. Arriva sul fondo il suo cross lungo per Beckham di testa. Schwarzer con i tentacoli protesi. Bellissimo colpo di testa di Beckham, però vedete che è difficile, anche se il portiere è venuto nel primo palo, ha fatto un palo netto, ma non credo che ha fatto nessun pensiero. Io ho l'impressione, Massimo, che finora io ho giocato quasi senza palle, perché avevo il microfono un po'... Non svegliamo questo segreto. Forlan, ancora verso Veron, di prima dentro, verso Van Nistelrooy, pallone troppo lungo, Van Nistelrooy probabilmente in posizione irregolare. Lo rivediamo al momento del lancio. Ma la telecamera non è in linea, ma probabilmente questione di millimetri. Dobbiamo dire però, Massimo, che Van Nistelrooy è un po' come, quasi come Trezeguet, non partecipa molto da manovra. Non dobbiamo discutere i giocatori perché segnano dei gol tutti e due, però non partecipa alla manovra, non viene, non so, fino a metà campo, fa uno scambio, niente. Aspettano sempre la palla di pallone sui 18 metri. Queste sono tecniche che è difficile, tante volte il giocatore può, non facendo gol, magari rimane con un vuoto molto basso. Calcio di punizione, la finta di Kedru, è tutto basso, lo mette fuori Jönsson, poi Greening poggia per Boxic, chiude il triangolo, Greening si allarga, chiude tutto Gary Neville. Veron cerca di dare più brio alla manovra, il Manchester United si affida a Giggs, serie di finte, vuole andare verso l'esterno, Musto in scivolata lo chiude, insiste Silvestre, più ritmo ora nel Manchester United, ancora Veron in profondità per Silvestre, il cupo termina direttamente sul fondo. Ma cosa hanno i giocatori dei Manchester, che fanno delle cose, sbagli veramente madornali, uno che mastica di calcio come lui, che sta masticando, dovrebbe capire che stanno facendo degli sbagli veramente ma badornali, elementari, e questa è una delle ragioni. Il calcio è bello perché è semplice, ma però se tu sbagli le palle facili diventa difficile. Intanto a Leicester, Leeds in vantaggio con il gol di Mark Viduka al 17esimo, Leicester 0 Leeds 1. Io ovviamente vi aggiorno in diretta su tutti gli altri risultati degli altri campi della Premier, tranne la sfida tra Derby e Everton che potrete seguire al termine di questa partita con il commento di Nicola Roggero. Intanto Forlan guarda il centro, preferisce
servire Van Nistelrooy alla conclusione, chiuso però è Kjog. Greening si allarga, Carbone si va dalla parte opposta verso Boxic. Willen punta Gary Neville, vuole andare verso il centro, appoggia per Boxic, molto bene da Nicky Butt, il pallone recuperato da Veron. Una cosa che davvero non si può rimproverare a Veron è l'impegno che mette per migliorare il suo inserimento. Tra l'altro non si è mai avuta la sensazione che anche i compagni abbiano detto intanto un problema per Jonathan Greening, non so se problema muscolare, cioè, non c'è mai stata la sensazione che i compagni non l'abbiano ben accettato o abbiano criticato il suo inserimento, non c'è stata mai mezza parola contro Veron, anche se Veron poi ha scombussolato, e l'abbiamo detto più volte, tutti i piani tecnico-tattici della squadra, però la professionalità e l'inserimento umano va davvero a merito del... Ma guarda, non si discute neanche il giocatore, purtroppo c'è per lui questa... qui mi pare che c'è un infortunio, mi sto dicendo che purtroppo Inguini, tiramento forse, volevo dire che purtroppo per lui c'è questo centrocampo, che è un centrocampo abbastanza potente, e non riescono a fare a meno di Scholes neanche di King, quello è proprio il problema per lui. Tanto c'è un cambio, allora esce Jonathan Greening, non avrebbe voluto abbandonare la partita per lui forse più importante della stagione all'Ottawa contro il Manchester United, credo un problema inguinale, entra l'australiano Luke Wiltshire, gioca dunque la sua terza partita con la maglia del Boro, e adesso il mercato, il vivaio australiano sta diventando una fonte importante per il calcio inglese. Ormai guarda, noi come vediamo che sono giocatori di tutte le nazionalità, arabi, iraniani, egiziani, ma anche le squadre italiane si sono rese conto che i giocatori australiani possono avere un potenziale, e ci sono alcune squadre che stanno pensando di mettere delle scuole calcio proprio lì in Australia. Intanto a Londra, sul campo del Charlton, Bolton in vantaggio con un gol di Yuri Djorkaeff, Charlton 0 Bolton 1. Guarda, una sagra di errori che noi non siamo abituati a vedere dalle squadre, soprattutto del Manchester, che è una squadra molto, molto precisa, molto ordinata, determinata. Oggi, anche prima dell'1-0, sta giocando malissimo. Ecco Carbone. Dicevo di Benny Carbone, che ha intenzione di prolungare il suo contratto con il Boro, è arrivato in prestito dal Bradford dopo aver giocato qualche mese in prestito anche al Derby County, ha detto: mi trovo benissimo, stimo tantissimo McLaren, è una persona meravigliosa, squisita, ha detto, fuori dal campo, in campo ha dimostrato di essere un ottimo allenatore, io vorrei fermarmi qui a Middlesbrough per tanti anni, finire la mia carriera con la maglia del Boro, se non dovessi trovare l'accordo, ripeto, in questa settimana, al massimo la prossima si siederà con i dirigenti per il contratto definitivo, se non dovessi trovare l'accordo con il Boro, comunque il Boro sarà la mia ultima squadra in Italia. Beh, vuol dire che sarebbe la possibilità che venga a giocare in Italia, e noi siamo ben contenti perché è un giocatore che può dare ancora qualcosa al calcio italiano. Collins, che parte da lontano, viene incontro Boxic, anche lui estremamente motivato, è una partita importante, lui che di partite importanti ne ha giocate tantissime. Abbiamo visto poco fa Van Nistelrooy che è andato sulla destra, ha fatto un'azione abbastanza elaborata, ha tenuto bene la palla, ha protetto molto bene la palla. Non capisco perché lui non fa questo movimento più spesso. Pronto alla rimessa il francese Kedru, cerca ancora Boxic dentro, lo aggira molto bene, in bello stile, anche efficace, Ronnie Jensen. Finalmente ristabilito Jensen, che ha avuto tantissimi problemi alle ginocchia dal 99, quando ha avuto il treble con il Manchester United, ha avuto addirittura 3 operazioni a tutte e 2 le ginocchia, in un recupero difficile ma sembra finalmente premiato da successo. Viene in campo il pallone Willen, ma il Manchester che lo controlla prima con Gary Neville, poi con Beckham, va al lancio e Van Nistelrooy è ancora in posizione irregolare. Sai che Boxic è un giocatore molto strano, no? Sembra di sornione, sembra che non gli frega niente, eppure ha delle qualità incredibili, ha dimostrato in Italia, e poteva essere un grande giocatore, più di quello che lui ha dato, poteva essere, perché lui ha tutte le possibilità, aveva almeno la possibilità di farlo. Beh, ha vinto tantissimo con il Marsiglia, prima ancora che con le squadre italiane, Lazio, Juventus, poi ancora Lazio,
gli stessi compagni della Lazio evidenziavano soprattutto la sua grande potenza fisica, la sua grande velocità, palla al piede, ha detto levare il pallone poi diventa quasi impossibile. Sì. Peckham cerca spazio per il cross, forse anche una deviazione che facilita la presa di Sparzer. Dio lungo del portiere australiano, il colpo di testa di Blanc, poi Pat. Forza, tenta Polenz, vince anche il rimpallo, però arriva Carbone, ma era in posizione irregolare. È entrato con la gamba tesa. Io penso che Ferguson potrebbe urlare alla squadra una parola sola. Slip. Sta tutto dormendo, sta. Qui rivediamo il fuorigioco e non l'intervento a gamba tesa di Ince, è stato segnalato dal guardaline. Forlan che parte da lontano, fermato da Masto, sta recuperando un numero incredibile di palloni. Poi Carbone, si allarga Willian, scatta Boxic, il tocco è per lui, prende il tempo a Blind, entra in area di rigore. Boxic aveva cercato quello che doveva, credo, essere un pallone, ma è riuscito. È vero che lui era molto laterale, è vero che non c'è nessun compagno davanti, allora porta la palla sul destro e tira. Dalla parte opposta Forlan, limite, prova, il pallone che termina alto, ancora alla ricerca del suo primo gol con il Manchester United. Diego Forlan ha pagato 7 milioni di sterline, più di 22 miliardi delle nostre vecchie lire. Non tanto, però lui in questo momento qui è stato un po' disturbato, guardate l'azione di Boxi, non c'è nessuno, a questo punto tira forte, tentando magari di passare nel primo golino, oppure porta sul destro tentando di dribblare l'avversario, perché era troppo malmesso quella posizione. Il recupero di Kedreux, mentre si rialza Forlan, Willian, Carbone, smista verso Masto. L'apertura di Wiltshire, appena entrato, spazio per Stockdale. Ancora verso Wiltshire, e commette fallo l'australiano, dice il guardaline, è stato lui a segnalarlo all'arbitro. Definizione dunque per il Manchester United, rientra rapidamente anche Robbie Stockdale, che era in una posizione un po' singolare qualche anno fa, perché lui si era fidanzato con la figlia di Brian Robson, che però era il suo allenatore, quindi era sua figlia molto carina. Era un problema, diceva la figlia, non portarlo a ballare, perché aveva giocato a mille di un sacco di cose così. Forse comportati bene con mia figlia, perché sono tutto un gioco. Capisci, vai in tribuna. Un sacco di richiesta. Cioè. Ecco Carbone. Lo fronteggia Veron, parte il lancio di Carbone, controllato bene però da Blanc. Blanc che sta giocando in maniera incredibile in questa che dovrebbe essere la sua ultima stagione. Ha fatto trapelare una voce che, insomma, se Ferguson glielo chiede, lui un altro anno di me. Ma potrebbe sicuramente, è una sicurezza, un giocatore che ha una serietà. Ecco l'azione bella. Attenzione a Giggs, spazio per il suo sinistro, si porta il pallone sul destro, lo allarga per Forlan, il cross basso, fa Nistelrooy! Fulminante il suo controllo e destro, manca lo specchio della porta. Capisco che lui non vada in giro per il campo, però quando fa una cosa del genere, osservate che cosa bella che fa. È un fulmine, guarda come gira molto bene il corpo, si gira, guarda come tira. Ma lì è stato veramente, meritava il gol, perché è un'azione veramente straordinaria. Ecco come si gira. Guarda la prontezza con cui si è girato. Velocità massimo, eh. Intanto siamo al 28esimo quasi del primo tempo e all'Old Trafford il Boro è sempre in vantaggio per 1-0 con il gol all'ottavo segnato da Boxic. Forlan allarga il pallone forse troppo lungo per Van Nistelrooy, che vede arrivare Beckham. Le finte su Kedreux, che tiene la posizione, palla indietro per Beckham, allora vuole andare sul fondo lui, serie di rimpalli e calcio d'angolo per i Red Devils. Aveva